Bene a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e questo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Ci aspetta una tempesta. Chi è, capitano? Muori. No, non sto facendo una serie di questo gioco, ma metterò dei gameplay un po' così occasionali, tanto perché. Però volevo chiedervi scusa della mia assenza, ma come avete visto sulla mia pagina Facebook, stavo facendo dei corsi lavorativi, quindi finivo tardi alla sera e non avevo molto tempo per dedicarmi al tubo, ma vabbè, farò poi qualcosa e via. Salite a bordo! Risparmiate la voce per Davy Jones, femminucce! Davy Jones! Sta in arrivo! Ha ragione, voi levate l'ancora, quanto agli altri, metà l'angolo. Spero che questi gameplay occasionali via possano da questo piacere. Uragano. Questa parte mi piace veramente un casino perché ci sono battaglie navali, eccetera. Tranquillo, sono lenti per via del tempo. Cosa vuoi, barchettina? Sono il corsaro assassino pirata. Voglio tutte le vele. Ok, diciamo che quella situazione è alquanto burrascosa. Aiuto. Chilometro, quasi 2 chilometri di distanza in mezzo a questo mare leggermente mosso. Lì c'è un'onda cattiva. Attenzione! Raga, la prendiamo drittissima. Che cazzo è? Le onde non ho male bla. Sì, lo so, via. Preparatevi! Che botta! Porca vacca, che mi ribalto! Ah no! Tac! Sono capitano! Ok. Dai alla larga da quella! Oh merda! Oh, la tromba d'aria no! Via. Ok, non so dove sto andando, ma cerchiamo di evitare le trombe d'aria qua. Niente. Alla larga! Tra l'altro dovevo continuare Batman. Solo che appunto Devo rifare la registrazione perché non è venuta. Dobbiamo resistere! Vabbè. Oddio, qua mi ribalto. Oh, via. Aprite le vele, forza! Ok, abbiamo bisogno di una piccola acceleratina. Ok, passiamo di qua. Evitata per un pelino. No, mi sta risucchiando. Oh no, oddio. No. Vai di là. Ok. Perfetto. Sono riuscito a riprendere il controllo. Comunque devo essere onesto che inizialmente, diciamo, i primi due ricordi, sequenze, non mi aveva convinto tantissimo questo gioco, ma nell'andare avanti devo dire la verità che rispetto al 3 mi piace. Forse brutta onda a tribordo. Eccola lì, se la prendiamo la centriamo in pieno dal muso. Eccoci. Voilà. Fichissimo. No, fichissimo. Ecco, che mi piaceva a me del 3 erano appunto tutte quelle missioni con la navali, diciamo. Quindi questo che Assassin's Creed piratesco, diciamo così, è veramente una gran figata. Chiaro, poi
può discutere che la trilogia di Ezio è stata migliorata di scritto, diciamo così. Però dai, questo secondo me è un buon titolo. Tra l'altro, sempre chi mi segue sulla pagina di Facebook avrà visto che, avendolo anche per PC, ho fatto alcuni screenshot. E questa missione, questa stessa missione su PC è veramente fuori di testa, perché avendola messa tutto al massimo c'è anche la nebbia, cioè la nebbia non si vede proprio un cazzo di niente. Purtroppo non ho potuto registrarlo perché con la grafica alta, Action Mirror fa fatica, quindi devo abbassare. Però chi se ne frega, dai. Ormai siamo vicini all'obiettivo. Perfetto, perfetto. Questo gameplay sarà un po' breve, cercherò di farlo sui 15 minuti, taglierò alcune parti. Eccoci qua, che abbiamo... siamo sopravvissuti alla tempesta. Mi sento realizzato. Grazie a Dio, siamo salvi! Sono un pirata! Oh, che disastro, oddio! Dio, abbiamo strappato questa nave dalle grinfie di Nettuno. Sono Edward. Molte grazie per il tuo aiuto. Ad uguale. Mai stato a Nassau, ad uguale? Ad uguale. Non ho... Cabubale. De uguale, de uguale. Che botta. Per Dio, che sberle che ha preso, vero? Insomma, più o meno, diciamo che... Credo che la terrò. Tutti ai posti, gente! Ce ne torniamo a casa! Sono il capitano... Sparrow! Quasi, c'era David Jones. Ok, obiettivi, beh, 90%, dai, ci possiamo anche accontentare. Click, dici cosa ne pensi. No, non dico niente, che meglio, dai. Facciamo così. Va bene così, dai, senza voti, senza niente. Ora dobbiamo raggiungere, penso, non so cosa. Ah, ecco. Yeah, un trofeo, finché dura. Yeah. La chiamerò Jackdaw. È il nome di un uccello che adoravo da ragazzino, a Swansea. Una creatura oscura, eh? Ti dà fastidio che il capitano della nave sia io? Cioè, non volevo dire i primi due ricordi, scusate, perché questa siamo già alla seconda sequenza, l'abbiamo finita, ma... le prime missioncine che fai a... In effetti, molti di loro non ti accetterebbero come capitano. Quale ruolo potrebbe compensare una tale ingiustizia? Sarò il quartiermastro. Niente meno. Sì, capitanmastro. Va bene. Come quartiermastro, hai pronto qualche consiglio per il novello capitano? Ci servono riposo e cibo prima di Nassau. E anche acqua da bere. E magari fare provviste e riparazioni. Ben detto, amico. Potremo cacciare. Troveremo un posto dove gettare l'ancora. Ah, ok. Prima ho notato qualcosa nella stiva. Polvere e alcune pistole. Dovrò di farmi una seconda fondina, se riesco. È un buon inizio. E ti fa ridere. Possiamo parlare un attimo delle condizioni della nave? Qualcosa non va? Questa mattina ho attraversato il ponte dei cannoni e ho visto cose a dir poco terribili. Un mucchio di calcatoi pronti a bruciare. E c'era una miccia ancora accesa. Cristo. E non lontano due barili di polvere da spara, ciurma, cantate. Pronti a scoppiare alla prima scintilla. Sistemeremo tutto bene in ordine. Invece i cannoni sono conciati da buttare. E dopo la ripariamo, Le bocche sono ostruite fino in fondo. L'esterno è corroso. Gli scovoli non hanno più peli. Il cortame è così sottile che potremmo tesserlo su un telaio. Per farla breve, ci serve un equipaggiamento in buone condizioni. Non possiamo certo vincere con le grida e gli scherzi. Ok. Occupati pure del tuo armamento, se credi. Ma cerca di non dimenticare la Jack. No, certo. Dovremo tenere l'intera nave e la sua ciurma in piena efficienza. Cantate, cantate, yuhu! Allora, adesso io raggiungerò quel puntino lì, quel puntino verde con scritto Fai Vela per Abaco Island. Penso per... Oddio. Ogni tanto ci sono dei naufraghi in mezzo al mare che
ti puoi praticamente... Guarda l'uomo. Felice, qua che cantano allegramente. Sono molto felice. Tra l'altro c'ho in serbo di riaprire una vecchia rubrica che era il... non so se per chi mi segue da tanto tempo è lo Svago Time, e ho pensato di aprirlo appunto con alcuni gameplay anche su PC acquistati su Steam a poco prezzo, quindi famosi saldi natalizi. Speriamo che riesco, perché purtroppo è la dimostrazione che l'hobby di fare video trova il tempo che trova, però dai, cercherò di mettere almeno un 2-3 video a settimana. Adesso vediamo un po' di... non farò promesse, perché ho già detto ai tempi che volevo ricominciare a balla e dopo ci sono stati sempre dei problemi tra una cosa e l'altra, quindi non voglio più promettervi niente, ma cercherò di essere un po' più costante. Vediamo appena la situazione lavorativa mi dà un po' di tregua. Prendiamo il vento, ragazzi. Cascate, via dal vento. Beh, me la piazzo qua. Me la pianto qua. E andiamo su questo isolotto che presumo devo... devo praticamente prendermi per farmi delle fondine nuove, quindi vabbè. Ops, scusami. Ok, io direi di tuffarmi. Dov'è, cazzo? Vabbè, io mi poso giù da qui. Yahoo! Capitano, arrivo, faccio una bella nuotatina fino a qua. Cazzo, una scialuppa, no, Dove vai? Vieni qua, stupida iguana. Ok, qua praticamente dobbiamo cacciare per fabbricare, quindi bisogna scoiare animali, eccetera, eccetera, eccetera. Che però io, ok, ho fatto quello che dovevo fare. Praticamente ho preso due iguana e due specie di tigrotti e mi sono fatto la fondina. Quindi per ritornare sulla nave volevo lasciar perdere queste missioni qua. Perché mi sono messo qua? Ok, questa situazione. Ciao. Salve, capitano. Trovato qualcosa? Tra desiderio e realtà c'è un oceano, sai. Però ho creato una nuova fondina. Mi manca soltanto una pistola da infilarci. Tieni. Proviene dalla stiva, avevi ragione. Poco meglio di una cerbottana. Ma va bene. Allora, siamo pronti? O dobbiamo aspettare ancora? È meglio salpare. Per me la ciurma brama di tornare alla civiltà. Non c'è civiltà a Nassau. Ma è un posto come un altro per starsene allegri. Ok, io direi di salpare per Nassau. Ok, qua praticamente mi sono... vedete l'iguana e gli ocelotto, che sono... sembrano dei tipo dei... leopardi. Sì, ok, sì, ho preso le pistole multiple, va bene, ok, ok, via, 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 via. Spariamo a Nassau. Voglio ogni metro di mela. Direi di sparare subito verso Nassau. Proprio a balla, proprio con fuori tutto. Sgumma, sgumma. Difficile sgommare su. Cantate su, forza, cantate. Ciurma. Ok, basta. Ok, andiamo a Nassau e questo qui praticamente mi ha fatto l'attracco guidato. Eeeh...
Eccoci, Nassau, settembre. Dimmi che mi arresti. Provaci. Barba nera, se vuoi. Vattene, carino, corri da papà. Già, eravamo corsari insieme, poi la guerra è finita. Ci vediamo a terra. Ok ragazzi, questo gameplay finisce qui, vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA. We'll be right back.